quale il relatore ci sta conducendo. Quindi ringrazio ancora una volta il professor Settis per la serietà, anche l'impegno con cui ha preparato queste lezioni, per tutte le connessioni che sta istituendo davanti a noi, che sta anche creando nelle nostre teste. Ti lascio subito la parola, anche perché è bene che alla fine abbiamo visto, abbiamo un po' di tempo per il dibattito, perché mi fa piacere che poi le tue lezioni diventino proprio seminario, un momento di discussione. Grazie a te Sebastiana, grazie a voi per la pazienza con cui e la perseveranza con cui siete qui a seguirmi. Non ho bisogno di commentare l'immagine che ho trovato online, non l'ho fatta io, che è sulla slide del titolo di questa mia lezione. Oggi, come avevo promesso, parlerò del momento in cui l'Italia repubblicana, nel darsi una nuova Costituzione, affronta il tema della tutela del patrimonio e del paesaggio sulla base di quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. Per un momento metto sullo schermo la trama di queste mie lezioni, noi siamo alla quarta e domani l'ultima. Con questo titolo che sembra un po' giornalistico, quello che non vale la tutela oggi, dico da subito che non sarà una lezione di lagnanze, di lamentele, ma di analisi delle ragioni storiche, giuridiche, culturali per cui alcune cose oggi non funzionano. E per ricordarvi qualcosa, per evocare, come sto facendo nelle slide d'inizio, nelle lezioni 2, 3 e 4, che è questa, vorrei evocare la lunga tradizione di cura della natura, del paesaggio, della città, che riguarda l'intera Italia, nonostante le sue divisioni interne in svariati stati o città-stato, vorrei evocare quella Italia con questa veduta di Venezia del 1611, poco no, molto meno nota della sua fonte. La sua fonte è la straordinaria veduta a volo d'uccello di Venezia, che è così, che era ed è così, la veduta, la più antica veduta a volo d'uccello a Venezia dell'anno 1500 tondo di Jacopo dei Barbari, è una grande stampa, cui ci si deve domandare come ha fatto Jacopo dei Barbari a mettere le ali e a volare nell'alto dei cieli per poter rappresentare la città in un modo simile a questo. E vorrei contrastare questa antica cura dei Veneti vorrei sottolineare il contrasto fra l'acqua alta dovuta alle incurie, dovuta allo scavo di un canale, che ora vogliono allargare, perché avrete visto grandi esultanze perché le grandi navi non vanno qui e non vanno lì, ma in realtà anche il New York Times ha scritto che le grandi navi non entrano in laguna, vanno a Marghera. Come si faccia a andare a Marghera senza entrare in laguna è un mistero assoluto, perché per andare a Marghera bisogna passare dalla laguna, non c'è dubbio, e si parla di scavare un altro canale, eccetera. Lo scavo di quello che si chiama il canale dei petroli è una delle cause dell'acqua alta del 1966, la più grave, la più devastante della storia recente di Venezia, e forse della storia intera di Venezia. Vi richiamo questa ipotesi fantasiosa, scherzosa, ma anche terrificante, di rimediare all'acqua alta mediante una cintura artificiale di grattacieli intorno a Venezia, il cui primo effetto sarebbe di tagliare via Venezia, città, dalla laguna, come se le due cose, come se Venezia e la laguna non fossero tutt'uno, come sono sempre stati da 1000 anni e più a questa parte. A contrasto con tutto ciò vorrei farvi vedere, ve ne avevo già accennato uno degli scorsi giorni, questo cosiddetto editto di Ignazio. Non so perché la didascalia in basso è tagliata, almeno io la vedo tagliata sul mio schermo. Qui, comunque, ve la leggo, è molto facile: Editto di Ignazio, 1505, Venezia, Museo Correr. Questo era in realtà
era negli uffici del magistrato delle acque, una secolare magistratura abolita qualche anno fa da un governo Renzi e reistituita, a quel che pare, da qualche mese. Questo editto di Ignazio è molto significativo. Voi vedete il testo latino con questa traduzione, l'epigrafe di cui vi ho parlato. Il punto capitale è che la città è aquarum ambitu circumsecta, circondata dalle acque, aquis pro muro. Cioè le acque, questa città è circondata e difesa dalle acque in luogo delle mura. La cosa più interessante però di questo editto, cosiddetto editto di Ignazio, è che Ignazio è un umanista che vive fra 4 e 500 in Laguna, perché poi lui credo sia di Mestre, credo fosse di Mestre, è un umanista il quale scrive questa iscrizione come se fosse un editto imperiale, ma invece è un umanista che la inventa, che inventa non solo la metafora molto interessante delle acque che stanno in luogo delle mura, ma commina delle pene. Chiunque oserà arrecare danno in qualsiasi modo alle acque pubbliche sia condannato come nemico della patria e sia punito non meno gravemente di colui che abbia violato le sante mura della patria. Il diritto di questo editto sia immutabile e perpetuo. È come se, non conosciamo le circostanze di questo, è come se questo umanista di secondo rango, fra l'altro, anche se frequentava persone come Aldo Manuzio, eccetera, eccetera, è come se avesse voluto inventare un editto imperiale che non ci fu mai. E in ogni caso, questo testo fu preso sul serio, tanto da essere esposto nel magistrato alle acque. Se l'editto di Ignazio fosse stato veramente in vigore, se fosse in vigore ancora oggi, quanti sindaci di Venezia e presidenti della Regione Veneto dovrebbero essere condannati come nemici della patria e puniti non meno gravemente di chi abbia violato le sante mura della patria? Ma l'editto di Ignazio non è stato mai in vigore perché è un'invenzione umanistica che però ci dice una cosa importante, ci dice di un singolo veneziano il quale si comporta come se fosse in vigore l'azione popolare, come se potesse rappresentare, in grazia della sua riflessione, una collettività che emana, che è anche fonte di diritto. E con ciò arriviamo alla Costituzione. Vi faccio vedere questa fotografia della firma della Costituzione. Anche qui non so perché è tagliata in basso, non riesco a capire. Comunque è il giorno della firma della Costituzione, nel dicembre, o nel giorno preciso non lo ricordo, è scritto in basso ma non lo ricordo, nel dicembre del 1947, perché la riunione entrasse, la Costituzione entrasse poi in vigore il 1 gennaio 1948, come fu. E guardiamo per un attimo le persone che sono riunite qui. Le persone che sono riunite qui sono, da sinistra vedete un anonimo, non conosco il suo nome, forse si potrebbe anche recuperare, ma non ho fatto sforzi per farlo, un anonimo, diciamo, usciere o qualcosa del genere, insomma, una persona del servizio d'ordine del Quirinale, qualcosa del genere. Poi, riconoscibilissimo, è ancora un volto molto noto, Alcide De Gasperi. Saltiamo per un momento il giovanotto con una cartellina in mano. Poi Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, il quale firma la Costituzione, la prima copia della Costituzione, segue il ministro Grassi e poi Terracini. Terracini è altra figura molto nota. È una foto che dice molte cose. È la foto fondativa della Costituzione repubblicana. È bene ricordare che colui che la firma, Enrico De Nicola, era monarchico. È bene ricordare che Enrico De Nicola era stato il presidente della Camera dei Deputati il giorno in cui Mussolini pronunciò il famoso discorso
in cui disse: potrei fare di quest'aula un bivacco per i miei manipoli. E Enrico De Nicola, che sedeva alla presidenza, non aprì bocca. Questa cosa l'ho appresa da Scalfaro, presidente della Repubblica, che una volta ho invitato alla scuola normale, che ha raccontato questa cosa con una passione. Lui era un grande oratore e ha raccontato questa cosa in modo molto impressionante. Il ministro Grassi, che è subito lì accanto, era anche lui un monarchico. E aveva addirittura ospitato in un momento di fuga, eccetera, eccetera, l'allora principe ereditario, poi Umberto II. Ma il più interessante personaggio che vediamo qui e che dice molto, che fa riflettere su certi dati della storia d'Italia, non è soltanto che se escludiamo il personaggio con grandi decorazioni, ma che non ha un ruolo politico, delle persone che hanno qui un ruolo, uno, due, tre, quanti sono? Cinque. Su cinque non solo due sono monarchici, compreso il capo provvisorio dello Stato, che è il primo presidente della Repubblica che firma, ma il personaggio più interessante è il giovanotto con la cartellina. Quella è la cartellina in cui era la copia numero uno della Costituzione, quella in cui fu apposta la firma autografa, copia che è ancora conservata, non so bene se alla Corte Costituzionale o al Quirinale. Questo giovanotto si chiamava, perché non c'è più, Francesco Cosentino. Il papà era segretario generale della Camera e lo stesso Francesco Cosentino, dopo aver fatto una brillante carriera prima tra i funzionari del Quirinale e poi alla Camera, diventò segretario generale della Camera, quindi una carica che passò di padre in figlio. La cosa più interessante però è che questo stesso giovanotto è il vero autore del piano di rinnovamento costituzionale dell'Italia, della loggia massonica P2, quella di Licio Gelli. Noi abbiamo la persona che porta la Costituzione alla firma dentro una cartellina che poi, anni dopo, prova a fare questo disegno eversivo con Licio Gelli. Non faccio nessun commento. La storia d'Italia è piena di contraddizioni, diciamo soltanto questo. Come ho detto, la Repubblica Italiana fu il primo Stato al mondo a porre la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nella Costituzione, anzi nei principi fondamentali dello Stato. Una scelta che fu molto contrastata e perciò oggi proverò a parlarne ripercorrendo il dibattito che portò all'articolo 9 dalla riunione di apertura dell'Assemblea Costituente 25 giugno del 1946 all'approvazione del testo finale 22 dicembre 1947, la firma della Costituzione e credo del giorno dopo. È un dibattito che è essenziale per poter ragionare su quello che la nostra Costituzione dice e perché. Un breve accenno a come la Costituente ordinò i propri lavori. La Costituente era composta di 556 deputati. Che erano troppi per mettersi a scrivere degli articoli della Costituzione, anche se dovevano poi discuterli e approvarli. Allora fu costituita una commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini, vecchio antifascista e cofondatore del Partito Democratico del Lavoro. Questa commissione di 75 che doveva scrivere la Costituzione per sottoporla poi all'approvazione si suddivise in tre sottocommissioni. Una che elaborava gli articoli relativi ai diritti e doveri dei cittadini, una all'organizzazione costituzionale dello Stato, la terza ai lineamenti economici e sociali. Quindi 25, 25, 25. Fu poi nominato un comitato di redazione che doveva coordinare i testi delle tre commissioni. Le tre sottocommissioni elaboravano dei testi e poi andavano a un comitato di redazione composto da 18 membri, alcuni di questi nomi sono ancora molto noti, lo stesso Ruini che ho citato, Calamandrei, Dossetti,
cattolico, Togliatti, comunista, Aldo Moro. E poi a un certo punto, il 31 gennaio 1947, il testo del progetto fu pronto e cominciò la discussione. Il 31 gennaio 1947, e dopo 270 giornate di lavoro, il testo finale fu approvato a scrutinio segreto con una maggioranza molto larga, 460 persone su 515 presenti, che erano quasi tutti. I temi del futuro articolo 9 spettarono la prima sottocommissione. Fra i membri c'erano Giuseppe Dossetti, democristiano, grandissimo intellettuale cattolico, Giorgio La Pira, di cui potrei dire la stessa cosa, e Aldo Moro, un socialista ancora oggi noto a molti, Lelio Basso, fra i comunisti Palmiro Togliatti, Nilde Iotti e Concetto Marchesi. Sottolineo i nomi di tutti questi nomi, i nomi di Aldo Moro e di Concetto Marchesi, perché loro due furono designati come relatori dei principi dei rapporti culturali della Repubblica, e la proposta dell'articolo 9 spetta a Marchesi e a Moro. Quindi spetta a un comunista, Marchesi, latinista, già rettore dell'Università di Padova, siciliano di Catania, e poi ad Aldo Moro, pugliese e giurista allora giovanissimo, mentre Marchesi era già una persona di una certa età. Questo testo, il testo di quello che ora è l'articolo 9, fu più volte modificato passando da una discussione all'altra, attraverso le sottocommissioni, il Comitato dei 18, l'Assemblea Costituente. Non entro nel merito. Dovreste avere avuto, spero, un handout con queste 11 versioni. Lo avete avuto? No. Vabbè, mi dispiace che non l'abbiate avuto, ma in ogni caso non posso più rimediare. Allora provo a... Ecco. Le versioni sono 11. Questa sequenza delle versioni, non, di solito i giuristi non se ne sono occupati. Mi dicono che, non sono sicuro che sia vero, che sono stato il primo a metterle tutte in ordine, ricavandole in ordine cronologico, ricavandole dai verbali dell'Assemblea Costituente. Questo lavoro è stato poi ripetuto con lievi aggiustamenti da una mia allieva che si chiama Alice Leone, in un libro intitolato Costituzione incompiuta, dove ci sono saggi di varie persone, fra cui lei e io stesso. In ogni caso, vi leggo le principali versioni, non posso entrare. La prima versione è molto diversa dalla versione ultima, che poi rivedremo sullo schermo. La prima versione, è inutile che vi dica che il numero dell'articolo cambia: una volta è 6, una volta è 5, una volta è fra i principi fondamentali, una volta scala, ma questo non ve lo dico. La prima versione è: i monumenti artistici, storici e naturali del paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato. Questa è la formulazione che Marchesi presentò alla prima sottocommissione già nell'ottobre del 1946. Rielaborata da Marchesi e Moro, la vedete nella seconda formulazione, costituiscono patrimonio nazionale e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato. Come vedete, ci sono dei cambiamenti di accento e di terminologia, ma il principio è lo stesso. Dato che non avete lo handout, salto le altre versioni e passo alle ultime. Nelle ultime versioni, come poi vedremo meglio, si aggiunge il primo comma: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica, e poi diventa la ricerca scientifica e tecnica. L'undicesima versione che vedete qui è quella definitiva che troviamo nella Costituzione oggi. Come si mossero nell'Assemblea Costituente allora e come si passa dall'una all'altra? Dall'una all'altra di questa versione. Dalla nuda sequenza dei testi sono evidenti alcuni punti chiave. Prima di tutto, la congiunzione della tutela di paesaggio e patrimonio storico e artistico,
C'è fin dal principio, perché quando si dice nella prima versione i monumenti artistici, storici e naturali, i monumenti naturali, naturalmente si pensa al paesaggio. Vedremo perché è detto così. Primo punto, vi ho già detto varie volte che questa è un'antica tradizione giuridica italiana. Invece la congiunzione della tutela di paesaggio e patrimonio storico-artistico con la promozione della cultura e della ricerca, così caratteristica dell'articolo 9 nella sua formulazione finale e vigente, prende forma soltanto negli ultimi mesi della Costituente, grazie a un emendamento accolto anche da Marchesi e da Moro, ma loro non ci avevano pensato, furono tre deputati, tutti ingegneri. Giuseppe Firrao, sono nomi meno noti, professore all'Università di Napoli, Gustavo Colonnetti del Politecnico di Torino e Umberto Nobile, il famoso esploratore del Polo Nord che era stato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista. È molto interessante che dopo, una volta che era certo che si era fissato questo articolo, sono dei costituenti ingegneri che propongono questo emendamento che viene approvato a larghissima maggioranza. Allora, il problema che si pose allora era come formulare i principi della tutela a livello di Costituzione, perché chiaramente le leggi preesistenti, quella Rava e Croce, poi le leggi Bottai che le riprendono, di cui abbiamo parlato, sono delle leggi che constano di parecchi articoli e che sono lunghe pagine e pagine. In una Costituzione tutto questo non può che essere formulato in modo brevissimo, ma doveva essere molto breve, ma anche molto intenso. Le discussioni si svolsero soprattutto su tre ambiti: la definizione dell'oggetto della tutela, e qui vedete i monumenti artistici, storici e naturali del paese, nella prima formulazione, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione nell'ultima formulazione. L'oggetto è lo stesso, ma è definito in modi molto diversi. Secondo punto, l'estensione territoriale con riferimento ai regimi di proprietà. Cioè, l'idea che viene messa nella seconda formulazione che avete qui, del paese in qualsiasi parte del territorio. In una delle versioni che non sono sullo schermo, venne aggiunto nella versione numero 4, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica. Dunque il regime di proprietà è considerato secondario rispetto alla necessità di difendere l'intero patrimonio artistico e naturale del paese come una unità. Il terzo punto su cui si svolse molta discussione è la specifica funzione della Repubblica, dello Stato centrale, rispetto alle regioni, che intanto un'altra sottocommissione stava costituendo e stava scrivendo gli articoli che riguardano le regioni. Come arrivarono a queste formulazioni? Si esitò molto a lungo su come fosse necessario, su quali temi fossero da mettere in Costituzione. La Costituente, su proposta di Giorgio La Pira, ebbe a disposizione un manualetto dove furono tradotte in italiano tutte le costituzioni del mondo in quel momento vigenti, di paesi molto diversi, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, dal Giappone alla Nuova Zelanda, al Brasile, tutte le costituzioni. E di tutte queste costituzioni, nell'Assemblea Costituente, dai verbali risulta che alcune vengono citate. A proposito di questo articolo 9, le due costituzioni che in qualche modo lo ispirarono sono le due di cui adesso parleremo brevemente: la Costituzione tedesca di Weimar,
di cui vedete il testo è una traduzione, e qui vediamo perché, che cosa, come si definisce l'oggetto della tutela. Questo era l'articolo 150 nella Costituzione di Weimar, quindi non era fra i principi fondamentali. Già è molto significativo che da un articolo, la Costituzione di Weimar è più lunga della Costituzione italiana, e in ogni caso qui si trova questa formulazione di Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur, so wie die Landschaft. E questa è una formulazione tipicamente tedesca, imperniata sulla parola chiave Denkmal, che vuol dire monumento, con valori che sono connessi a questa parola di permanenza e di memoria. E la parola Denkmal è applicata, Denkmäler al plurale, è applicata ugualmente all'art, Kunst, alla storia, Geschichte, e alla natura, Natur. I costituenti tennero presente questa formulazione, e se avete ancora in mente la prima formulazione della Costituzione, i monumenti artistici, storici e naturali del paese è presa di peso da qui. Concetto Marchesi era persona molto colta, sapeva sicurissimamente il tedesco come tutti i filologi classici allora come ora devono sapere, e inoltre, come poi vedremo, aveva anche un importante amico, Ranuccio Bianchi Bandinelli, che il tedesco lo sapeva come lingua materna, nel senso proprio della sua mamma. La diretta ispirazione della formulazione iniziale di Marchesi è dunque venuta dall'articolo 150 della Costituzione di Weimar. Invece, un'altra Costituzione, quella della Repubblica Spagnola del 1931, dove l'articolo che riguarda questi temi è l'articolo 45, ispirata anch'essa dalla Costituzione di Weimar, contiene degli altri elementi. Se noi guardiamo, non leggiamolo tutto, lo potete leggere tutto a schermo, quando si parla toda la ricchezza artistica e storia del paese, sea quien fuere su dueño, sia chiunque ne sia il proprietario. Questo ispira la versione numero 4 di quello che sarebbe stato l'articolo 9, chiunque ne sia il proprietario, preso di peso dalla Costituzione spagnola, e poi ecco, quando l'Estato proteggerà también los lugares notables por su belleza naturale, eccetera, anche questo ricorre in alcune delle versioni che non ho letto, perché erano quelle dello handout. E la tesoro culturale, l'espressione che trovate alla riga 3, tesoro culturale, ispira, la dizione tesoro culturale ispira anche questa, la prima versione di quello che sarebbe stato l'articolo 9, ve la rileggo: i monumenti artistici, storici e naturali del paese, e questo preso dalla Costituzione di Weimar, costituiscono un tesoro nazionale, e questo è preso dalla Costituzione spagnola. Quindi si tratta di due ispirazioni molto importanti. È vero, come sentirete spesso ripetere, che l'articolo 9 della nostra Costituzione è molto originale, ma il suo aspetto più originale è il fatto che uno dei principi fondamentali dello Stato è il fatto che la sua formulazione è molto più felice. Questa esperienza costituzionale europea più antica di Germania e Spagna non corrispondeva però alla tradizione culturale e giuridica italiana. Si spiega così, credo, l'immediato affermarsi di una terminologia dove c'è patrimonio storico-artistico, che corrisponde all'ambito delle leggi fondamentali di tutela. La legge Rava è la prima delle due leggi Bottai, 1089, di cui abbiamo parlato ieri, mentre paesaggio corrisponde alla terminologia della legge Croce del 22 e della seconda legge Bottai del 39.
Dunque, il nuovo lessico della Costituzione copre le identiche materie delle leggi allora vigenti, ma la ridefinisce con energica innovazione. Le cose di interesse storico e artistico della legge 1089, la legge Bottai del 1089, diventano patrimonio storico e artistico della nazione. Le bellezze naturali della legge, della seconda legge Bottai, vengono rinominate paesaggio. Ugualmente significativa è, io credo, e qui vediamo i principi fondamentali, l'articolo 9 nel contesto dei principi fondamentali dello Stato, non starò a intrattenervi sugli altri principi, sono sicuro che li conoscete tutti. Ugualmente significativa è, nella formulazione dell'articolo 9, la scelta della terza parola chiave, tutela. Questa è dovuta a Codignola, al deputato Codignola, il quale, presentando il proprio emendamento con la parola tutela, affermò che lo Stato non protegge ma tutela. Cioè, l'idea era che la parola protegge non fosse, delle prime formulazioni, non fosse abbastanza, perché la protezione può essere una protezione che non diventa attiva, ma lo Stato tutela. Perché? E risulta molto bene dalla discussione dell'Assemblea Costituente, la parola tutela implica non soltanto le due leggi Bottai che a loro volta, del 39, che a loro volta riformulavano la legge Rava del 1909, la legge Croce del 1922, ma implica la struttura di tutela già esistente. Le soprintendenze, che come ho già ricordato, furono fondate per impulso di Corrado Ricci. Dunque, quando l'articolo 9 dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, è molto importante sottolineare questo. Quello che la Costituzione dice, se poi sia vero o no, tocca a noi, a noi cittadini di oggi giudicarlo, se sia ancora vero o no. L'articolo 9 non dice, sarebbe tanto simpatico se la Repubblica per caso tutelasse. Dice la Repubblica tutela, cioè ha il dovere di farlo, perché esistono già in situ, in posto, delle soprintendenze, degli uffici dello Stato con una competenza territoriale. Dunque la competenza territoriale delle soprintendenze, delle strutture di quello che oggi si chiama Ministero della Cultura, sono state, con queste parole, costituzionalizzate. E la violazione di questo principio è una violazione della Costituzione. Questo è secondo me molto giusto. L'articolo 9 prende dunque forma con questi tre cardini: il paesaggio, che viene dalla legge Croce e poi dalla seconda legge Bottai, il patrimonio storico-artistico, che viene fuori dalla legge Rava e dalla prima legge Bottai, e l'idea della tutela, che viene fuori dalla preesistenza di strutture della tutela, le soprintendenze. Perciò un giudice costituzionale molto importante, Sabino Cassese, un ex giudice costituzionale molto importante, ha scritto in un articolo molto bello su questi temi che l'articolo 9 è la costituzionalizzazione delle leggi Bottai. E questo fa riflettere, un discorso che ho già accennato, sul fatto che, nonostante il passaggio radicale, il capovolgimento straordinario dell'Italia fra il 39 e il 46, cioè non soltanto il passaggio dalla monarchia a repubblica, ma la fine del fascismo, la rovinosa fine del fascismo dopo la guerra, e una Costituzione dove la Costituzione del Partito Fascista è addirittura vietata, e dove i partiti meglio rappresentati sono quelli che avevano fatto resistenza al fascismo, eppure tiene conto delle leggi Bottai nello scrivere uno degli articoli fondamentali più importanti Nonostante ciò, il percorso dell'articolo 9, di quello che oggi è l'articolo 9, uso sempre questo numero, anche se, come vi ho detto, il numero è cambiato, è stato molto accidentato. Non tutti erano d'accordo. Tupini, presidente della prima sottocommissione, non mostrò mai interesse al tema. Anzi, in una riunione
verbalizzata, come tutte, espresse, cito, il dubbio che questa materia debba far parte della Costituzione, e propose di cancellarlo, questo articolo, perché non ci sono precedenti tali da giustificare la necessità. Ma quali precedenti potevano mai esserci, visto che l'unico statuto che l'Italia Unita avesse mai avuto era lo Statuto Albertino, nato come statuto del Regno di Sardegna e non come statuto dell'Italia. Il comitato presieduto da Ruini, che coordinava le proposte della prima e della terza sottocommissione, soppresse l'articolo, considerandolo superfluo. Marchesi e Moro dovettero protestare per ottenerne il reinserimento. Vittorio Emanuele Orlando, che apparteneva all'antica, diciamo, classe politica prefascista, che era ormai molto anziano, fu poi uno dei candidati alla presidenza della Repubblica, propose anche lui la soppressione di questo articolo, oppure disse: beh, possiamo fare un preambolo con dei principi così. In questo preambolo, e invece ci furono appassionate discussioni, di cui pochissimo, ma qualcosa vi dirò. Quando si passò la discussione in aula, e questo era già l'aprile del 47, Tupini disse senza mezzi termini che questo articolo doveva essere cancellato e che per la sottocommissione di cui lui era presidente si poteva benissimo cancellare. Questo non era vero perché nella sottocommissione era passato a maggioranza. In aula, nell'aula con tutti i 556 deputati, lo stesso Ruini, presidente della commissione dei 75, disse che ci voleva una deflazione del testo costituzionale dove c'erano troppe cose e che i temi del paesaggio, della ricerca scientifica e della sperimentazione tecnica non debbano avere carattere costituzionale, tanto sono del tutto ovvi. È impensabile che queste cose non si facciano, quindi che lo chiediamo a fare in Costituzione. Invece la Costituzione, dopo appassionata discussione, fece propria l'idea che questo tema fosse in Costituzione, e Concetto Marchesi e Aldo Moro furono fra gli intervenuti su questo tema. Una delle riflessioni che allora furono molto evidenti era il conflitto potenziale fra la tutela che si estendeva tutto il patrimonio e a tutto il paesaggio, chiunque ne fosse il proprietario, dunque anche alla proprietà privata, e il regime della proprietà. Anche su questo ci fu una discussione molto più accesa, molto più lunga, della quale non dirò nulla. Vorrei però ricordare soltanto questo fatto, che anche in questo caso la Costituzione di Weimar del 1919 venne richiamata. E in questo caso l'articolo della Costituzione italiana che riguarda questo tema dipende direttamente dall'articolo 153 della Costituzione di Weimar, che in questo caso è molto più sintetico. Eigentum verpflichtet, la proprietà comporta obblighi. La Costituzione italiana dice la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Questa dizione, assicurarne la funzione sociale, è quella che consentiva, che consentì, risulta da quella discussione, ma anche dalla giurisprudenza successiva, che consente di sottoporre anche gli oggetti di proprietà privata alla tutela di cui all'articolo 9. Quali furono gli argomenti con cui specialmente Concetto Marchesi difese l'idea che questo articolo dovesse essere, che l'articolo 9 dovesse essere nella Costituzione? Vi richiamo attraverso questo trittico della guerra di Otto Dix, vi richiamo alla cosa che ho già detto, credo nella prima lezione, e cioè che le tre Costituzioni europee in cui c'è un principio di questo tipo, Germania 1919, Spagna 1931, Italia 1947-48, sono tutte dopo
o alla vigilia di grandi eventi bellici, e vi richiamo all'idea che la crisi, la guerra, la distruzione può portare le rovine, possono portare a una nuova speranza. Quando ho una nuova speranza o a nuovi o a forme di rinascita, ho cercato di dire anche attraverso la perorazione di Raffaello a Leone X che partiva dalle rovine. Marchesi, per difendere l'esistenza dell'articolo 9 nella Costituzione, dichiarò, cito, che la ragione che mi ha spinto a formulare l'articolo inserendolo nella Costituzione è la prospettata autonomia regionale. Per impedire che la regione possa disporre liberamente dei propri monumenti, ho formulato l'articolo inserendovi le parole in qualsiasi parte del territorio della Repubblica. Si riferisce alla prima, seconda e terza formulazione. Concetto Marchesi era siciliano e quando protestò una seconda volta ottenne il reinserimento dell'articolo, fece un intervento in cui diceva così: l'articolo in esame è oggi più che mai necessario, poiché la seconda sottocommissione, che si occupa delle autonomie regionali, tende ad attribuire alle regioni la competenza sulla protezione e manutenzione dei monumenti che costituiscono patrimonio nazionale. Dichiaro di non poter assolutamente accettare questo principio e di ritenere pertanto opportuno introdurre nella Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali del territorio della Repubblica. E continua dicendo, lo dico perché sono siciliano e perché nei pochi mesi di autonomia della Regione Sicilia, che era stata già proclamata ancora con un decreto di Umberto II, prima ancora del referendum, in quei pochi mesi la Regione Sicilia con un governo regionale aveva già cominciato, dice Concetto Marchesi, la distruzione del proprio paesaggio, distruzione che in Sicilia, specialmente lungo le coste, è assiduamente continuata e continua. Ricordo queste cose perché sono di grande attualità, come voi certamente sapete, un certo numero di regioni, fra cui quella in cui ci troviamo, regioni di segno governate da maggioranze di segno politico opposto, come il Veneto e la Lombardia, hanno chiesto la piena autonomia nella gestione dei beni culturali che fino ad ora ha soltanto la Regione Sicilia. La Costituzione, è stata fatta e l'articolo è stato approvato proprio per evitare quella che Concetto Marchesi chiamava la raffica regionalistica. Per timore della raffica regionalistica. Dunque, lo spirito della Costituzione è del tutto contrario a questa ipotesi, e lo spirito della Costituzione, la lettera della Costituzione, nell'articolo che vediamo qui scritto, è tale che io sono convinto, e non sono il solo, che l'autonomia di cui la Regione Sicilia gode nell'ambito dei beni culturali, le soprintendenze della Regione Sicilia e i direttori dei musei, eccetera, dipendono dall'assessore e non dal ministro. Da questo punto di vista, lo Stretto di Messina è come una frontiera fra stati. Io ritengo che tutto questo sia anticostituzionale. C'era però un altro attacco alla costituzionalizzazione della tutela, e fu un deputato democristiano, oggi poco noto, Edoardo Clerici di Como, il quale dice: questo articolo non serve a nulla, per una questione di buon senso. L'articolo è superfluo, inutile, sto citando, anzi ridicolo, tale da essere annoverato fra quelli che non danno prestigio alla Costituente ed a questa nostra fatica, e deve essere abolito per la serietà stessa dei nostri lavori. E perché? È addirittura ridicolo. Prima di tutto dice: la formulazione è gravemente incompleta perché vi si trascurano le cose artistiche che non sono immobili, come le statue, i quadri, i mobili, le oreficerie, i libri. E aveva ragione perché in quel momento si parlava di monumenti, c'era la formulazione ancora alla tedesca,
le prime formulazioni. Fu una delle ragioni per cui poi si parlò di patrimonio storico e artistico della nazione, che evidentemente include cose mobili e cose immobili. E poi l'altro argomento suo era: ma la Costituzione deve fissare materie che possono essere controverse, non su quelle che è pacifico, condiviso da tutti. Possiamo forse mettere in Costituzione che la lingua italiana deve essere ancora la lingua italiana? La lingua italiana è la lingua italiana, noi parliamo italiano, in Costituzione non bisogna dirlo. Questo principio, i principi dell'articolo 9, i principi che voi si rivolge a Moro e a Concetto Marchesi, i principi che voi volete sono principi acquisiti. Acquisiti a tutte le legislazioni moderne, già fissati nella legislazione dell'editto Pacca, l'editto pontificio che vi ho citato, del cardinale Camerlengo Pacca, che già 150 anni or sono dette l'esempio a tutta la legislazione moderna del mondo. Dunque, noi abbiamo inventato questo in Italia, è impossibile che gli italiani mai facciano qualcosa contro il proprio patrimonio e il proprio paesaggio, disse ottimisticamente Edoardo Clerici. E poi citò infine l'argomento finale, e che co come si fa con un articolo del genere a proteggere la proprietà privata? Che era poi l'argomento vero. Con queste premesse fu ovvia la reazione durissima di Marchesi, il quale intervenne e disse: intervengo in quanto autore di quel ridicolissimo articolo, che peraltro in commissione fu accettato con voto unanime. L'ho proposto nella previsione che la raffica regionalistica investirà anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale. Le esigenze locali, cioè quelle delle regioni, possono reclamare restauri irrazionali o demolizioni non necessarie, l'unico argine sono delle soprintendenze in quanto organo tecnico e ufficio decentrato dello Stato e non dipendente dalle amministrazioni regionali. Si pronunciò allora, grazie a varie persone, fra cui Bianchi Bandinelli, di cui poi vi dirò, anche l'Accademia dei Lincei con un ordine del giorno, l'Accademia di San Luca, l'Accademia Nazionale di San Luca con ordini del giorno che sostenevano questa necessità. Un piccolo accenno all'autonomia della regione siciliana. Il primo statuto regionale siciliano fu approvato con regio decreto del 15 maggio 1946, poche settimane prima che Umberto II dovesse lasciare il Quirinale e il trono. In quello statuto regionale che fu approvato, che fu approvato, la regione avrebbe dovuto avere la vigilanza anche sulla tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche, cosa che la regione siciliana allora di fatto non ebbe e che avrebbe avuto solo nel 1975. È molto caratteristico, ed è un tema su cui ritornerò domani, il fatto che nel 1975 viene fondato il Ministero dei Beni Culturali e 6 mesi dopo viene attuata la devoluzione della più grande, dal punto di vista della superficie, e certamente una delle più importanti dal punto di vista del patrimonio culturale, tra le regioni italiane. La Sicilia viene sottratta al Ministero dei Beni Culturali 6 mesi dopo la fondazione dello stesso Ministero e con lo stesso Ministro Spadolini. Questa discussione è una discussione molto interessante, della quale non posso darvi altre indicazioni che sarebbero troppe, ma il consenso, vorrei dire, incluse l'intero Partito Comunista, l'intera Democrazia Cristiana, anche se qualche membro dell'uno o dell'altro partito si mostrarono più tiepidi. E nuove formulazioni vennero avanzate da Codignola, da Lussu, socialista, e fu in particolare Emilio Lussu che propose di sostituire Repubblica a Stato nel testo dell'articolo 9. Il capogruppo democristiano era allora Giovanni Gronchi, che sarebbe stato poi Presidente della Repubblica.
il quale anche lui parlò in favore di questa formulazione, su cui poi si innestarono le proposte Firrao e degli altri due ingegneri che vi ho citato, Colonnetti e Nobile, a proposito della ricerca scientifica e tecnica. Nella Costituente venne dunque a crearsi su questo tema una vasta maggioranza con uno schieramento che oggi chiameremmo trasversale. Significativo dal principio alla fine, e lo dico riassumendo, fu il ruolo del comunista Concetto Marchesi, ma anche quello di democristiani che sarebbero stati fra i protagonisti della storia repubblicana, da Dossetti alla Pira, da Gronchi a Moro, e dei rappresentanti di altri partiti, dai socialisti ai liberali, dei deputati azionisti e autonomisti, come Lussu, che era del Partito Sardo di Azione, Lombardi, Codignola. La discussione rende chiari due punti essenziali sul piano interpretativo, perché per interpretare questo articolo bisogna tener conto della discussione che portò a questo articolo. I costituenti ritennero di inserire nella Costituzione l'articolo 9 per una ragione molto precisa: garantire l'unità non solo di indirizzo, ma di prassi amministrativa, conoscitiva e scientifica nella tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico su tutto il territorio nazionale. In tal caso, l'innesto fra il comma 1 e il comma 2 di questo articolo è molto importante, perché lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ha a che fare ovviamente anche col patrimonio storico e artistico e con la ricerca relativa. Quindi anche la storia dell'arte o l'archeologia sono in tal modo, in qualche modo, costituzionalizzate. Il secondo punto era la necessità di avere competenze centralizzate, competenze tecniche centralizzate e non dipendenti dalla politica, e cioè le soprintendenze. Qui la parola tutela. E per questa ragione, per evitare che tali competenze si disperdessero e segmentassero sul piano regionale, che l'articolo venne collocato fra i principi fondamentali dello Stato, cioè stabilmente sovraordinando la tutela a qualsivoglia definizione delle competenze regionali. La tutela a cui fa riferimento l'articolo 9, lo ripeto, è non soltanto la proiezione costituzionale delle leggi Bottai, ma anche delle strutture vigenti della tutela, cioè le soprintendenze. Questa cosa non ve la dico io perché non sono un giurista e non me la sono inventata, la sto prendendo da una sentenza della Corte Costituzionale numero 269 del 1995, trascuratissima sentenza, ma molto importante. L'articolo 9 della Costituzione rappresenta in tal modo il vero culmine di una lunga storia italiana della tutela, e in questo senso anche il riferimento alle leggi del Cardinal Camerlengo Pacca, pur fatto per contrastare l'articolo 9, è molto significativo perché mostra che era ancora presente ai costituenti la storia preunitaria della tutela. Vi ricordo, non vi ho citato qui nulla, che la legge, che gli editti Pacca furono citati spesso nelle discussioni parlamentari dell'Italia prefascista, che portarono poi alla legge Rava e alla legge Croce. Questo è quello che possiamo dire dall'interno dell'aula dell'Assemblea Costituente, Montecitorio. Ma che cosa succedeva fuori? Qui io credo che vada ricordato, e credo che sia l'ultima diapositiva, qui c'è la data questa volta non so come mai invece la didascalia c'è, cioè, ed è l'immagine che abbiamo già visto. Ora vorrei provare a riprendere uno dei temi che ricorrono in queste mie lezioni, cioè il fatto che oltre a quelli che fanno la politica attiva, nella fattispecie i membri dell'Assemblea Costituente, i membri del governo, il Presidente della Repubblica, i ministri, eccetera, eccetera, il Presidente del Consiglio, che è la De Gasperi, oltre a tutte queste persone c'è anche qualcuno che agisce fuori, il cittadino normale, il cittadino comune che agisce fuori. Cittadino comune che può avere anche una posizione tecnica,
che però abbia un rilievo politico. Allora era direttore generale, cioè erede di Corrado Ricci, la stessa posizione di Corrado Ricci, era direttore generale alle antichità e belle arti presso il Ministero della Pubblica Istruzione, quella posizione che oggi presso il Ministero della Cultura è segmentata e suddivisa in un mosaico di una ventina di direzioni generali, e il direttore generale, l'unico direttore generale allora, in altri tempi, in un'altra Italia, poteva essere uno come Corrado Ricci. Nel 1945 fu nominato direttore generale Ranuccio Bianchi Bandinelli, uno dei più grandi intellettuali italiani di quell'epoca, il più grande archeologo italiano del Novecento, che era schierato nel Partito Comunista. E che per questa ragione la sua nomina fu contrastata, fu molto contrastata, ma un certo numero di persone, ne cito solo una, Benedetto Croce, che certo comunista non era, scrisse al Presidente del Consiglio sostenendo e al Ministro della Pubblica Istruzione sostenendo fortemente la sua nomina nella lettera di Croce. È scritto: invito il ministro a badare alla competenza degli uomini piuttosto che al partito di appartenenza. Bisogna dunque, l'appartenenza era comunista, ma la competenza era massima. Il direttore generale Bianchi Bandinelli seguì puntualmente la discussione da fuori delle aule della Costituente, non era deputato, e cercò di influenzarne gli esiti con una serie di interventi. Alla sua iniziativa, come ho detto, si deve anche il voto dell'Accademia dei Lincei, perché l'articolo ci fosse, Bianchi Bandinelli era appena diventato socio dell'Accademia dei Lincei, mentre Concetto Marchesi era membro dell'Accademia dal 1928, perché aveva un'età ragguardevole, poi ne era stato espulso sotto il fascismo e poi era ritornato membro. In quegli interventi di Bianchi Bandinelli, che fece anche sui giornali, vorrei ricordare due punti chiave che da fuori dell'aula della Costituente influenzarono però i lavori della Costituente. E cioè, uno, Bianchi Bandinelli continua a sottolineare lo stretto legame fra il patrimonio culturale italiano e il paesaggio, con la forte implicazione del valore universale dell'insieme che essi formano. Bianchi Bandinelli sottolinea che soltanto mettendo insieme paesaggio e patrimonio storico-artistico si dà l'idea dell'importanza del patrimonio, dell'importanza storica e morale del patrimonio italiano. E secondo punto che Bianchi Bandinelli sottolineava, la preoccupazione che l'eventuale attribuzione della tutela alle regioni potesse generare conseguenze nefaste. Vediamo qui la traccia delle sue conversazioni. Intravediamo la traccia in controluce, per così dire, delle sue conversazioni con Concetto Marchesi. Vi leggo qualcosa di queste sue lettere e interventi che sono state pubblicate molto dopo. Cito: la tutela delle bellezze naturali non può in alcun modo essere disgiunta da quella delle antichità e belle arti e deve essere sottoposta alla medesima regolamentazione legislativa. È quello che si era intravisto da Corrado Ricci, ma anche da Rava, con la prima formulazione della legge Rava, dove, come ricorderete, c'era anche un articolo sulla tutela del paesaggio, ma che era poi diventato legge soltanto con la legge Croce del 1922. Ed era quello che si era già affermato con le due leggi Bottai del 1939, che essendo un dittico, per così dire, di legge, avevano messo in relazione il paesaggio con gli oggetti d'arte e con i monumenti, in quanto, scriveva già la legge Croce, entrambe queste categorie possono avere particolare relazione con la storia civile e letteraria. Fra storia, natura e bellezza, nel fraseggio solo in apparenza asettico di questa successione di leggi, si instaura una tensione sotterranea, che non va letta però in chiave letteraria, bensì giuridica e istituzionale.
Nella proposta originaria della legge Rava si parlava di giardini, foreste, paesaggi, acque, luoghi e oggetti naturali. Vi sto rileggendo una citazione che ho già fatto, che venivano inseriti fra le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico sottoposte alla tutela dello Stato. Come vi ho detto, l'articolo fu approvato dalla Camera, bocciato dal Senato. Durante la discussione della legge Rava, la materia del contendere era la stessa per il patrimonio artistico e per il paesaggio. Invece, a un certo punto, questa demarcazione dal Senato fu posta in modo molto netto, come se nel paesaggio nulla vi fosse da tutelare. Nella relazione di Croce al Senato, anche questo lo richiamo perché ne ho già parlato, fu necessario battere le molte resistenze alla tutela del paesaggio mediante una strategia culturale e un fraseggio giuridico appropriato. E Croce prese allora la strada di assimilare i paesaggi ai quadri. Questa è la ragione per cui si parla di bellezze naturali. Si ricorse a tal fine a un comune denominatore, la nozione di veduta, che è una nozione molto antica, che si può rintracciare anche, che so io, in Vitruvio, nelle vedute dalle ville delle lettere di Plinio il Giovane, uno scorcio di paese, come si vede dalla finestra, la veduta della città, come si vede da lontano. Nel contesto della legge Croce del 22, il riferimento specifico alle vedute e ai panorami aveva il vantaggio di assimilare il paesaggio a un quadro, cioè a una categoria di beni già tutelati dalla legge. Credo che questa sia l'interpretazione giusta della legge Croce, e sbaglia, a mio avviso, chi la interpreta, chi legge la legge Croce come autore di profonde riflessioni estetiche, come una legge puramente estetizzante. Così non è. Di questa fittissima rete di rimandi intertestuali fra natura e cultura del paesaggio italiano, Bianchi Bandinelli era acutamente consapevole. Possiamo dire che Bianchi Bandinelli, da questo punto di vista, si può dire che ha partecipato alla discussione quasi come se fosse un membro dell'Assemblea Costituente, senza esserlo. Bianchi Bandinelli prese l'iniziativa di mandare una relazione, in quanto direttore generale, al ministro della Pubblica Istruzione, il democristiano Gonella. Un'altra lettera mandò a un costituente, quando Gonella si mostrava poco sensibile a questi temi. Bianchi Bandinelli scrisse a un membro dell'Assemblea Costituente, Ruggero Grieco, una lettera molto interessante che Grieco mandò all'Unità, il quotidiano del Partito Comunista, del quale curiosamente si celebra ancora la festa, mentre il quotidiano non esiste più. Che cosa ci sia da festeggiare non mi è chiaro. Bianchi Bandinelli scrive: quella disposizione nel progetto della seconda sottocommissione, che attribuirebbe alla Regione la potestà legislativa sulla urbanistica e la tutela del patrimonio artistico, non è accettabile. Se dovesse essere approvata, ciò equivarrebbe alla rovina rapidissima e irreparabile del nostro patrimonio artistico, che non ha per noi solo un valore morale e storico, ma un altissimo valore economico. Qui Bianchi Bandinelli cita la relazione Croce al Senato, che a sua volta citava il discorso dell'ex Presidente del Consiglio, Nitti. Sottolineo queste cose per mostrare la continuità fra l'Italia prefascista e l'Italia fascista. E continua Bianchi Bandinelli: tre quarti del lavoro che si compie alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti è costituito da una lotta continua contro infrazioni alle leggi di tutela dei monumenti e del paesaggio perpetrate o che si tenta di perpetrare dagli enti locali, sia per ignoranza sia per connivenza con interessi particolari. Casi di abusive costruzioni, di abusive vendite, di abusive demolizioni da parte dei comuni o di privati o progetti insensati che le propongono, contro le quali i nostri uffici di soprintendenza, spesso impotenti a resistere da soli alle pressioni degli interessi locali,
devono ricorrere al Ministero e al Consiglio Superiore delle Belle Arti perché contro quegli interessi particolari venga tutelato il superiore interesse nazionale della conservazione artistica. E naturalmente in tempi successivi, negli anni 70, quando si dette attuazione alla istituzione regionale, prevalse invece l'idea che convinse molti, me incluso, sono abbastanza vecchio da ricordarmi cosa pensavo allora, molti di noi si erano convinti che in realtà più ci si avvicina a una dimensione piccola del territorio, più la tutela deve essere alta, cioè si cominciò a pensare che la regione tutela meglio dello Stato, la provincia meglio della regione, il comune meglio della provincia, il consiglio di quartiere meglio. L'esperienza di questi ultimi 50 anni dimostra che è vero il contrario. E quindi che quei discorsi e quelle previsioni avevano una loro ragione. Bianchi Bandinelli continua a insistere. C'è anche il problema del restauro ai monumenti, alle pitture e alle pitture antiche. Problema che adesso l'Italia risolve molto meglio di qualsiasi altro paese del mondo, perché siamo riusciti a stabilire e fare applicare dei principi chiari e rigorosi di rispetto dell'opera d'arte, intesa non solo come valore di bellezza, ma anche come documento di storia. Qui Bianchi Bandinelli si riferisce anche alla fondazione dell'Istituto Centrale per il Restauro, che su proposta di Brandi e di Argan era stata costituita simultaneamente anche quella nell'ambito delle leggi Bottai. Se dovesse cadere questa continua e centralizzata sorveglianza tecnica degli organi centrali specializzati, tornerebbe a prevalere in questo campo la smania del falso antico, dell'antico rifatto, che ha procurato in passato quasi altrettanti danni di quelli prodotti dai bombardamenti, perché un monumento ripristinato dagli incompetenti è perduto per la storia dell'arte, scrive Bianchi Bandinelli con una frase che mi pare molto efficace. Poi cita un'ulteriore argomentazione. Poi c'è la questione del controllo delle esportazioni, che non può essere sottoposto a criteri regionalistici perché è un interesse nazionale, come di interesse nazionale è la tutela del patrimonio artistico, supernazionale anzi, perché noi italiani siamo dinanzi al mondo i custodi del più grande patrimonio artistico che appartiene come fatto spirituale alla civiltà del mondo. E conclude: si faccia pure larga parte a consulte regionali che affianchino l'opera degli uffici statali, si affidino pure alle iniziative regionali le scuole d'arte, limitando l'azione statale a pochi istituti modello. E qui pensava a una rete di istituti al restauro regionali che dovessero essere modellati sull'Istituto Centrale per il Restauro, che si chiamava Centrale appunto perché non escludeva affatto la formazione di scuole regionali. Questa è stata una cosa che ha avuto poi un seguito assai limitato. Ma non si distrugga, conclude Bianchi Bandinelli, il regime centrale della tutela del nostro patrimonio artistico, che rappresenta ancora una delle cose meno difettose tra le nostre istituzioni, tanto che persino la Francia ha fatto delle riforme accostandosi al sistema italiano, considerato come un modello, dice persino la Francia, perché il nazionalismo francese, la fierezza dei francesi per la propria, diciamo, per il funzionamento della propria amministrazione, ora è meno forte di allora, ma allora era ancora molto forte. Posso assicurare che l'allarme fra coloro che disinteressatamente, al di fuori di ogni speculazione elettorale, si interessano di queste cose è grandissimo. Spero che la tua autorevole parola, dice al deputato a cui sta scrivendo, possa evitare questo danno che sarebbe irreparabile. Questa argomentazione uscì sulla prima pagina dell'Unità, quotidiano del Partito Comunista. Il primo a condividerla parola per parola fu Luigi Einaudi, liberale. Questa era l'Italia di allora. Non faccio altri, Luigi Einaudi, che era membro dell'Assemblea Costituente, che sarebbe stato, come tutti sappiamo, Presidente della Repubblica. Sul filo delle parole che ho detto vorrei sottolineare i punti principali. Piena convergenza dei valori storici, morali ed economici come fatti di interesse nazionale. Netto predominio del superiore interesse nazionale sugli interessi locali e particolari, necessità
che il sistema della tutela del, i criteri della tutela del patrimonio, della tutela del restauro, dell'esportazione, siano identici da Lampedusa alle Alpi, come purtroppo non è. Gli stessi temi ricorrevano nell'aula della Costituente in quei mesi e finivano col determinare la forma finale dell'articolo 9, tuttavia con un difetto di cui meglio parlerò domani, e cioè il fatto che non si potesse separare in Costituente la tutela del paesaggio dalla materia urbanistica che l'articolo 117 della Costituzione assegnò alle regioni, e da questo difetto di nascita dipendono molti dei problemi con cui abbiamo a che fare oggi. Qualche anno fa, due giuristi che non conosco, Buratti e Fioravanti, pubblicarono per Carocci a Roma nel 2012 un libro molto interessante intitolato Costituenti Ombra, altri luoghi e altre figure della cultura politica italiana. E studiarono, cioè è un libro molto interessante perché è destinato a studiare un certo numero di persone che, non essendo membri della Costituente, si comportavano come lo fossero, cioè si comportavano come questo oscuro umanista Ignazio si comportava rispetto alla Laguna di Venezia, inventandosi un editto imperiale come se lui stesso fosse vestito di panni imperiali, come si vede, non so, a Ravenna meglio che in qualsiasi altro posto, nei mosaici, eccetera, eccetera. Ignazio emana un editto, che non ha nessuna autorità per emanare, per difendere la laguna, ma dice le cose giuste per difendere la laguna. In modo uguale, ci sono un certo numero di costituenti ombra che rappresentarono il retroterra e il lievito della Costituzione. Fra questi costituenti ombra sicuramente va annoverato Bianchi Bandinelli, e qui insisto sul tema dei costituenti ombra fuori della Costituente formale, perché ci riguarda tutti, perché anche oggi ciascuno di noi può comportarsi, diciamo, come un deputato ombra, senatore ombra, ministro ombra, provare a parlare da cittadino usando ognuno i mezzi che ha, e oggi i mezzi non sono soltanto, che so io, la stampa o la televisione o la radio, ma sono anche le infinite possibilità di mettere online le proprie idee. In quel momento non c'era nulla di tutto ciò, c'era la radio, ma non c'era la televisione, non c'erano certamente, non c'era il web, diciamolo così. Ma c'erano le riviste. Bianchi Bandinelli, con altri, ricordo Cesare Luporini e Romano Bilenchi, furono fra i fondatori della rivista Società. Era la stagione delle riviste, quella che includeva altre riviste ancora molto importanti, che bisognerebbe ancora leggere e rileggere, Il Politecnico di Elio Vittorini, Risorgimento di Salinari, e poi Il Ponte di Piero Calamandrei, Belfagor di Luigi Russo. E il ponte di tutte queste riviste è quella che ancora dura, mentre Belfagor è durato fino ad alcuni anni fa, diretto dal figlio di Luigi Russo, che poi non, che ora non c'è più. Quindi bisogna capovolgere la comoda vulgata storiografica secondo cui la Costituzione sarebbe stata il prodotto di una cultura sostanzialmente elitaria, limitata alla cultura dei partiti rappresentati nella Costituente. I partiti di massa sarebbero, secondo alcuni, stati coloro a cui, con discorsi compromissori, a cui spetta interamente tutto quello che in Costituzione è scritto. Essenziali alla definizione di un orizzonte comune furono invece i rapporti dei costituenti con importanti figure esterne, e vi ho citato l'esempio di Bianchi Bandinelli, ma anche i canali e i veicoli della pubblica opinione di quel tempo che il governo Parri cercò di orientare e di formare mediante l'intensa attività di un apposito ministero, il Ministero per la Costituente, che fu affidato a Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista.
Il Ministero per la Costituente era un ministero per l'informazione, si può dire. Il Ministero per la Costituente aveva come principale scopo quello di far partecipare tutti i cittadini, informare i cittadini e far partecipare tutti i cittadini alla discussione sulla Costituente. Fatti oggi non generalmente noti e su cui dirò qualche cosa. Il Ministero per la Costituente promosse un bollettino di informazione e documentazione che veniva stampato e diffuso. Promosse studi di diritto costituzionale e di storia costituzionale, promosse la pubblicazione e distribuzione di opuscoli informativi e promosse l'organizzazione di continui programmi radiofonici in cui della discussione in costituente si dava ragione. Con questi e altri mezzi, anche prima di eleggere i membri dell'Assemblea, si fece il possibile per coinvolgere i cittadini mediante una sorta di alfabetizzazione costituzionale. Su questo sfondo si citano anche le pubblicazioni ampiamente distribuite fra i costituenti, in particolare quella che ho già citato, la raccolta delle costituzioni di molti paesi, di tutte le costituzioni del mondo, e quella invece, delle costituzioni di molti paesi scelti, pubblicati a Roma nel 1946 a cura di Giovanni Salemi. Perché, come scrisse allora Arturo Carlo Jemolo, ogni legislatore deve essere guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo. Quindi era giusto che la modalità di lavoro dei costituenti, basandosi anche sulla Costituzione di altri paesi, fosse generalmente nota. Molto bella, trovo una frase programmatica di Nenni quando diventa ministro della Costituente, dice: nel popolo dobbiamo cogliere, come costituenti, quella vita nascosta di attese e speranze che pullula al di sotto degli affanni della vita quotidiana. Dal popolo dobbiamo aspettarci un lampeggiare di rilievi, un affiorare spontaneo di idee e di scorci che colpisce e non può che rallegrare. Era il popolo di allora, era il popolo uscito dalla guerra, uscito dalla resistenza, dove le persone che ritenevano di poter prendere la parola e credevano in una nuova forma di democrazia erano certamente di più statisticamente, probabilmente, di quanti ce ne siano oggi, ma non è impossibile pensare a loro come un modello. La mobilitazione dell'interesse popolare per la progettazione costituzionale è dunque lo sfondo necessario per intendere l'estensione e la natura di uno spazio pubblico del discorso e dell'azione politica, da cui nacque la Costituzione. E la nostra Costituzione non ha senso se non in questo spazio molto più ampio. Perciò io credo che la Carta Costituzionale, che pur con un certo numero di modifiche è ancora sostanzialmente in piedi, in particolare per quello che riguarda i principi fondamentali, ma come vedremo domani anche l'articolo 9 è a rischio di una riforma che considero molto negativa, vi spiegherò perché. La Costituzione va intesa non alla luce retrospettiva dell'evoluzione storica, di quello che è accaduto o della sua applicazione o non applicazione, non alla luce dei partiti rappresentati in Costituente, la maggior parte dei quali non ci sono più o hanno cambiato non solo nome, ma faccia, fisionomia, ideologie, eccetera, eccetera, ma va intesa, io credo, la Costituzione come alto impegno dell'Italia di quegli anni di rappresentare se stessa, rappresentare la propria storia per consegnarne il significato alle generazioni future. La Costituzione come progetto, come proiezione progettuale di un orizzonte culturale che fu determinato dalle emergenze della guerra e della ricostruzione, ma impegnato nella costruzione di un futuro in cui quelle attese, quelle speranze del popolo potessero trovare risposta. Le parole di Nenni che vi ho letto oggi appaiono. Possono apparire pura retorica, ma di quella enfasi formulativa c'era bisogno in quegli anni. Un tale spazio pubblico del discorso è, io credo, essenziale. Lo è per definire le coordinate storiche
di ogni interpretazione del dettato costituzionale secondo le intenzioni dei costituenti, ma è anche importante per tracciare le direttrici e i limiti di tutte le interpretazioni della Costituzione che vogliono prescindere dal processo con cui ci si è arrivati. Come probabilmente saprete, c'è in molti paesi, ma soprattutto negli Stati Uniti, una discussione molto accanita sul dettato costituzionale che ha due poli: l'interpretazione originalista, cioè quello che avevano in mente i padri fondatori della Costituzione, e l'interpretazione testualista, quello che dice, vediamo cosa dice, lasciamo perdere cosa pensavano loro. Negli Stati Uniti questa discussione è vivacissima, riguarda per esempio l'articolo della Costituzione che dice che tutti i cittadini possono portare delle armi. Allora, c'è chi dice, lo interpreta in senso testualista, e così deve essere, c'è chi lo dice in senso originalista, e cioè in quel momento aveva senso, oggi non ha più senso. Cito questo caso che è molto noto anche a chi non conosca bene la cultura americana, perché ovviamente anche nel caso della nostra Costituzione ci possono essere dei punti di vista che appartengono a questi due poli. Ma qual è stato l'apporto dell'opinione pubblica? E più specificamente, c'è stato un apporto della storia dell'arte, dell'archeologia, alla fase di incubazione della Costituzione? Gli storici dell'arte, gli archeologi, che oggi così raramente prendono la parola su questi temi, allora presero la parola. Vorrei citare, qui si possono citare storici dell'arte importanti, per esempio Longhi, per esempio Briganti. Posso citare, per restare in Romagna, un grandissimo filologo, Augusto Campana, che è stato mio maestro alla Scuola Normale di Pisa, che a Rimini numerava uno per uno in cifre romane i bombardamenti. Bombardamento numero X. VII, XVII, in questo bombardamento è caduto questo, è caduto quell'altro, eccetera. E lui poi in bicicletta o a piedi, lui andava in bicicletta da Sant'Arcangelo, poi in bicicletta o a piedi andava a vedere e poi diceva, sì, è caduta la tale torre, però fra i mattoni è venuto fuori un pezzo di marmo con la seguente iscrizione, e trascrive l'iscrizione. Questo bellissimo testo di Augusto Campana, che era un diario privato, non destinato alla pubblicazione, ve lo vorrei proprio raccomandare anche per il suo ambito romagnolo, ma è una cosa che riguarda evidentemente, io l'ho presentato a Rimini qualche anno fa, si chiama Pietre di Rimini, diario archeologico e artistico riminese dell'anno 1944, è stato pubblicato dalla figlia. Vorrei ricordare in questo contesto, piuttosto che citare dei brani della lettera, per esempio, di una lettera per esempio di Longhi a Briganti che riguardava le rovine, i bombardamenti, eccetera, mi sembra che il testo riassuntivo più significativo sia dovuto a Piero Calamandrei, grande giurista, membro dell'Assemblea Costituzionale, come ho detto, il quale in una conferenza tenuta a Londra nel 1951 provò a definire con parole che meritano di essere lette la funzione civile dell'arte partendo dalle devastazioni della guerra. E qui vorrei ancora una volta richiamare il nesso fra la devastazione della guerra, oggi speriamo di non avere guerre in Italia, ma le devastazioni ci sono lo stesso. C'è un'altra guerra tra chi vuole difendere il paesaggio e il patrimonio storico-artistico e chi se ne infischia o addirittura lo vuole usare come una cava da cui ricavare guadagni e vantaggi. Piero Calamandrei, partendo dalla guerra, definisce la funzione civile dell'arte. La dolorosa esperienza di queste devastazioni ci ha dimostrato, lo dice in italiano, ma agli inglesi che avevano avuto le loro devastazioni, come quella di Coventry che vi ho mostrato, questa dolorosa esperienza ci ha dimostrato come sia inadeguata e goffa l'espressione di patrimonio artistico che comunemente si usa. Questa
per indicare le opere d'arte di un paese. Badate che lui era fra quelli che avevano votato nella Costituzione, nella Costituente l'addizione patrimonio artistico per l'articolo 9 della Costituzione. Il patrimonio nel linguaggio dei giuristi è espressione che si riferisce alle cose, ai beni materiali, alla ricchezza, alla universitas rerum, qualcosa di distaccato, che riguarda l'avere, non l'essenza, qualcosa che si contrappone alla persona e che si può perdere senza che la persona sia menomata. Ma invece le opere d'arte riguardano l'essere, nella versione stampata la parola essere è con la maiuscola, la civiltà. Lo spirito di un popolo. Quindi l'essere si riferisce a un popolo, non a un essere astratto o divino. Sono vita le opere d'arte, sono parte della nostra vita, del nostro spirito. Non si possono perdere senza sentirsi mutilati, menomati nello spirito. Se un capolavoro d'arte si distrugge, è una zona della nostra memoria che si oscura. Queste rovine, le rovine della guerra sono cicatrici dello spirito, dove rimane per sempre la cecità e l'amnesia in maniera irrimediabile. Sono creature vive, sono le opere d'arte, sono creature vive, potenziale di vitalità, perché gli uomini sono destinati a passare, ma le opere d'arte sono fatte per restare, per sopravvivere, per testimoniare la continuità della civiltà e per segnarne il punto d'arrivo, la potenziale eternità. Dunque, io parlo di queste cose come quisquis de populo, a cui sta a cuore un problema che non è l'Italia soltanto, ma che è di tutto il mondo, poiché le opere d'arte italiane sono vostre, dice agli inglesi, come nostre. Sono di tutti e più siamo a possederle, più siamo felici e ricchi. E questa è la sola ricchezza che conta. Non sottolineo le cose che ho già tante volte ho sottolineato, il nesso fra rovina e rinascita, il significato immateriale delle opere d'arte che sono pur materiali. Vorrei però sottolineare le due parole latine che lui usa, le tre parole latine, quisquis de populo, parlo come quisquis de populo. È un accenno molto denso, si riferisce indubbiamente a una cosa che Calamandrei, come giurista, conosceva benissimo, l'actio popularis del diritto romano, di cui vi ho già parlato, che era stata, actio popularis, che era stata immessa nel disegno di legge Rava e che fu tolto, che fu approvata dalla Camera, ma tolta dal Senato. L'idea allora era quella che qualsiasi cittadino, ciascuno di noi, potesse ricorrere in giudizio in nome del pubblico interesse contro provvedimenti degli organi di governo. Calamandrei lesse il disegno di legge Rava, non possiamo dimostrarlo, però è molto probabile che abbia letto un articolo che fu scritto da questo Rosadi, dal deputato, poi sottosegretario Rosadi, che era intitolata L'Actio Popularis degli Amici dell'Arte, pubblicata sulla rivista Il Marzocco e ripubblicata poi più volte. La prima pubblicazione è 1908, quando ancora era possibile che l'Actio Popularis arrivasse a livello di una legge approvata, come lo era stata dalla Camera. Costituente ombra. Costituente non ombra, era Calamandrei, costituente ombra era Bianchi Bandinelli, costituente ombra era Giuliano Briganti, era Roberto Longhi, costituenti ombra furono molti altri, cito uno scrittore, Corrado Alvaro, che nel 1944 scrisse contro una classe dirigente guasta per sempre, quella dell'Italia, che usciva dalla guerra, inquinata da mancanza di solidarietà, da cinismo e da viltà, che appesta tutto, che confonde tutto, che corrompe il popolo con la sua sola presenza, soltanto il popolo italiano può essere il vero serbatoio di élite se saprà puntare sulla cultura e sull'istruzione, perché l'Italia non è un paese da livellare, non è un paese di masse,
ma una struttura economica tutta fondata e da fondare sull'intelligenza, sull'industriosità, sulla personalità. Costituente ombra in quegli anni era Adriano Olivetti, che dal suo rifugio svizzero scriveva in quegli anni, 44-45, prima della Costituente e della Costituzione, l'ordine politico della comunità, dove si parlava di un radicale rinnovamento materiale e morale dell'Italia, proponendo una società imperniata, sto citando, sulla libertà dell'uomo, sull'autonomia della persona, sulla dignità della vita umana, che abbia al centro le cose dell'arte, la vita della scienza, le cose della cultura, gli ideali di giustizia. E da un orizzonte come questo, di quest'Italia che esce dalla guerra, che nasce questa preoccupazione di dare alla cultura, alla ricerca scientifica e tecnica, al paesaggio, al patrimonio storico-artistico della nazione, un rilievo costituzionale, incorniciandolo fra i principi fondamentali della Costituzione. Secondo Olivetti, il cammino della comunità, lui lo chiama così, comunità per Olivetti ha un significato molto particolare, doveva essere un esperimento di politica nuova, in cui le sane forze del popolo si possono sostituire all'inerzia degli organi dell'amministrazione centrale per tentare di risolvere i problemi più gravi della collettività su scala comunitaria. E naturalmente anche qui noi vediamo la traccia di questa idea dell'azione popolare, che però Olivetti declina in modo diverso, perché Olivetti pensa a singole comunità a base comunale o sovracomunale che possono fungere da ponte o da diaframma, lui scrive, fra l'individuo e lo Stato. Il decentramento era una Negli scritti di Olivetti, ma anche di molti altri, per esempio Vittorio Foa, il decentramento era una delle cose di cui più si discuteva e che portò poi alla fondazione delle regioni. Il decentramento come miraggio, scriveva Vittorio Foa, di una più elevata e attiva libertà per battere gli abusi dei pubblici poteri legati agli illeciti rapporti tra l'amministrazione dello Stato e i parlamentari che possono condurre a scambievole corruzione. Le ipotesi federaliste e la strada che portò alla forma costituzionale di uno Stato centrale ma articolato in regioni furono poi invece influenzate e portarono a un federalismo di tutt'altra lega che si è fatto strada molto più di recente. Le leggi che da allora ad ora hanno portato alla situazione attuale furono leggi che dovevano tener conto di tutte le leggi precostituite e vedremo meglio domani come il contrasto fra le leggi che facevano capo al Ministero della Pubblica Istruzione, poi dell'Educazione Nazionale, oggi dei beni culturali, poi della cultura, e cioè le leggi per la tutela del paesaggio e le leggi per l'amministrazione del territorio, che invece facevano capo nell'Italia del 1939 al Ministero dei Lavori Pubblici, e che, con competenze che poi sono state riversate nelle regioni, sono ancora alla radice di problemi che sono ancora di grande attualità oggi. Non voglio infatti, ed è su questa nota che vorrei finire la lezione di oggi, non voglio infatti che questo discorso sulla Costituzione abbia un carattere, come posso dire, trionfalistico, come dire che la Costituzione è perfetta. La Costituzione, come ogni opera umana, è imperfetta. La Costituzione non solo si può, ma in certi casi si deve cambiare. La stessa Costituzione dice come. Dice, una sola cosa vieta di cambiare la Costituzione, la forma repubblicana, è la sola cosa che non si può cambiare. C'è un articolo che dice che la forma repubblicana non può essere fatta oggetto di revisione costituzionale, dice più o meno così. Tutto il resto si può cambiare secondo una modalità molto
accurata e molto lenta che richiede due letture da parte di ciascun ramo del Parlamento e che richiede, se non si raggiunge una maggioranza molto qualificata dei due terzi, richiede un referendum. Infatti, come tutti sappiamo, due molto audaci e malfatte riforme costituzionali negli ultimi anni sono state bocciate da un referendum costituzionale. La Costituzione però, e qui anticipo uno dei temi di domani, anche nell'Assemblea Costituente non poterono rimediare del tutto ai problemi della legislazione prebellica. La legislazione prebellica non aveva trovato soluzione, e ne accennavo ieri, al conflitto potenziale, che poi è diventato un conflitto reale, fra le competenze urbanistiche e le competenze paesaggistiche. Come meglio vi spiegherò domani, la legislazione prebellica, e cioè da un lato la legislazione che riguardava i lavori pubblici, dall'altro quella che riguardava le antichità e belle arti, sotto la competenza del Ministero Pubblica Istruzione, Educazione Nazionale, eccetera, erano in un grande conflitto potenziale e non furono raccordate. Non furono raccordate in modo efficace e le competenze già del Ministero dei Lavori Pubblici furono assegnate dall'articolo 117 alle regioni. Il conflitto non esplose finché le regioni erano solo le poche a statuto speciale. In Sicilia se ne videro dei prodromi, ma nessuno, ne trasse insegnamento. Con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario negli anni 70, questo conflitto esplose in modo molto più marcato e si trascina fino ad oggi, perché fino ad oggi il raccordo fra queste due legislature non concorrenti, ma concorrenziali fra loro, non è stato mai rimediato. E questo sarà un tema della mia lezione di domani. Io per oggi finirei qui. Allora ringrazio il Salvatore Seppis, avete sentito tutti quanto i problemi che sono iniziati appunto con una narrazione storica stiano arrivando a un punto in cui si deve parlare anche dell'oggi, dell'attualità. Questo mi piace molto perché in queste lezioni tu non ci stai dando soltanto una lezione di storia, ma ci stai anche addentrando una strada. Vorrei dire anche, visto che siamo qui con i docenti e gli studenti di beni culturali, in gran parte comunque dell'Università di Bologna, ci stai indirizzando a pensare in modo politico. Pensare in modo politico anche al nostro lavoro, a ciò di cui ci occupiamo, a ciò che dobbiamo non solo studiare ma anche salvaguardare. Vorrei sentire se ci sono domande. Eccone una dal nostro collega giurista. Vieni qui, che così ti diamo modo di pulire questo microfono, così posso passarlo. Passo il microfono a Giuseppe Garcia. Se vieni, poi ti vedo. Sì, io sono, diciamo, mi occupo di legislazione dei beni culturali, nel senso che sono il docente qui presso il Dipartimento. Quindi innanzitutto la volevo ringraziare per la splendida lezione e le osservazioni storiche che ha fatto relativa al dibattito costituente, molto interessanti. Volevo chiederle questo, un suo parere su un tema che peraltro al quale lei ha già accennato. È interessante il fatto che già il Costituente, quindi ben prima dell'istituzione delle regioni, ci fosse, diciamo, questo timore, no? In un certo senso verso un sistema regionale di tutela dei beni culturali. Questo è interessante e appare anche un po' strano, perché non essendo state ancora costituite le regioni, quali sono, diciamo, un po' le ragioni culturali per le quali si temeva, diciamo, un passaggio, un possibile passaggio alle regioni. Questo è il primo punto. Secondo punto, come
Come lei ha detto, diciamo, oggi ci sono queste tendenze, in un certo senso, da parte di alcuni filoni culturali, tese a volere in qualche modo favorire una qualche forma di passaggio di competenze della tutela dal sistema statale, Ministero, Soprintendenze, alle regioni. Questo, diciamo, sulla base dell'osservazione per cui le soprintendenze non sarebbero in grado di tutelare tutti i beni culturali presenti nel nostro paese, vista la straordinaria vastità del nostro patrimonio. Questo si lega in particolare al problema dei cosiddetti beni culturali minori, tra virgolette, che poi in realtà sono quei beni culturali che magari non hanno un rilievo nazionale, ma che sono legati in qualche modo al territorio locale, alle tradizioni locali, che quindi non sono in qualche modo tutelati dal codice, perché non hanno un rilievo nazionale, ma che comunque rappresentano un bene, un interesse che, diciamo, per ragioni di memoria storica, deve essere in qualche modo salvaguardato. Quindi in questo senso ci sono, diciamo, sono dei filoni culturali tendenti a volere, integrare, insomma, creare un sistema misto di tutela basato sul sistema classico, Ministero, Soprintendenze per i beni culturali più importanti, invece sistema autonomistico per i cosiddetti beni culturali minori. Vorrei sapere la sua, opinione in proposito. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Io naturalmente non sono un giurista, come si vede, chissà, lei è stato molto gentile a farmi questa domanda senza rilevare gli strafalcioni che certamente, in cui certamente sarò in corso. Vorrei, provo a rispondere a queste due domande dal mio punto di vista. Perché già allora intravedevano? Perché Concetto Marchesi era siciliano, perché la regione Sicilia esisteva già. E perché in Regione Sicilia lui aveva già visto che cosa sarebbe accaduto al resto d'Italia. Purtroppo la Regione Sicilia, che io amo moltissimo, che un pezzo della mia famiglia, un ramo della mia famiglia era siciliano, e ho studiato per 3 anni a Messina, cioè non ho niente di antisiciliano, però la Regione Sicilia è stata il teatro di sperimentazioni con risultati pessimi che sono state successivamente adottate dai governi nazionali. Per esempio, le soprintendenze miste, cioè il fatto che un bibliotecario prenda le competenze del soprintendente archeologo e un architetto prenda le competenze del soprintendente archivista, cosa che è un'eresia sotto qualsiasi cielo, è stato sperimentato in Sicilia quando l'attuale ministro Franceschini voleva fare una cosa simile, ha consultato alcune persone fra cui me, io gli ho detto prova a studiare, fai studiare da qualcuno, sei il ministro, prendi qualcuno che studi che cosa è successo in Sicilia. Al Ministero dei Beni Culturali non c'è una stanza, un ufficio, un luogo, una persona che sappia che cosa succede nelle varie, e in particolare che sappia che cosa succede in Sicilia. È veramente come fosse uno stato a parte. Niente, siccome in Sicilia ha dato pessimi risultati, è stato adottato a livello nazionale. Allora, Concetto Marchesi non è che fosse un profeta di sventure, Isaia o cose del genere. Era siciliano. Questa è la risposta. E io credo che questa è la risposta perché lo dice lui. Quando parla di raffica regionalistica, lui dice: ora io vi ho risparmiato la lettura di questo intervento, vi ho letto solo delle frasette. La raffica regionalistica lui dice: quello che succede in Sicilia potrebbe succedere altrove. Non poteva sapere quanto era profetico, ma lo era. E poi sul secondo punto, secondo punto diciamo che è sottoarticolato in due punti, cioè l'ipotesi che le competenze che sono attualmente delle soprintendenze, le quali dipendono dal Ministero della Cultura, come si chiama oggi, passino in blocco alle regioni, da un lato, e dall'altro lato l'ipotesi che invece le competenze, secondo aspetto, che le competenze restino in capo allo Stato, ma che ci siano invece per i beni minori delle competenze alle regioni. Allora io risponderei con la brevità che è necessaria in questo contesto, risponderei così.
le competenze non ce la fanno, lei diceva, le sovrintendenze non sono in grado. Le sovrintendenze saranno sempre meno in grado se via via che la gente che lavora in sovrintendenza, come accade agli esseri umani, muore, va in pensione, cambia lavoro e non viene sostituita. Questo è quello che sta accadendo in Italia. L'età media di quelli che lavorano nella sovrintendenza alcuni anni fa era di intorno ai 60 anni. Questo però non è colpa, è colpa, se uno le vuole lasciare morire, le sovrintendenze, si possono lasciare morire, si stanno lasciando morire le biblioteche, gli archivi, le sovrintendenze. Quindi le sovrintendenze non sono in grado, non sono in grado perché c'è qualcuno che vuole che non siano in grado. Quindi se il disegno politico è di chiudere le sovrintendenze o di passare le competenze altrove, la cosa migliore è non rinnovare il personale. Il ministro Franceschini, avendole detto poco fa non proprio bene, voglio dirne in questo momento invece molto bene, è l'unico ministro degli ultimi 10 o qualcosa del genere che ha assunto 1.000 persone. Ha trovato il modo di assumere 1.000 persone, non solo, ma ha detto che ce ne vogliono altre 6.000 in questo momento e che sta cercando di ottenere, di vedere, cioè io spero moltissimo che ce la faccia a rinnovare. Però un pezzo del suo disegno politico, che è quello di dare autonomia a un certo numero di musei, di migliorarne, di rilanciarli, eccetera, eccetera, un pezzo del suo disegno che in sé può andare benissimo, in questo ci sono molte persone che non lo pensano, ma io personalmente rispetto a questo non sono stato mai contrario, compresa la possibilità di assumere non italiani la direzione dei musei, non vedo proprio perché no. Ecco, però nel fare questo, lui che cosa ha fatto? Ha spostato, ha concentrato sui musei un certo numero di personale togliendolo alle sovrintendenze territoriali. Cioè c'è stato un indebolimento delle sovrintendenze territoriali, però non è che uno... se c'è un ufficio dello Stato, proviamo a immaginare che si indeboliscano le forze di polizia, i carabinieri via via che invecchiano, restano lì, a un certo punto non ci sono più i carabinieri, quindi i carabinieri non ce la fanno più, ma non ce la fanno più perché non avete più assunto nessun carabiniere. Proviamo a immaginare che i medici non ce la facciano più, bisogna passare tutto agli infermieri. Certo, se non assumi più medici ci sarà bisogno degli infermieri. Ecco. Quindi questo io credo che sia veramente un grande problema politico dell'Italia in questi anni. E per quello che riguarda invece la distinzione di un livello di opere d'arte, di beni maggiori e beni minori, questa è una distinzione che non mi convince affatto. Se dobbiamo parlare di paesaggio, non c'è un paesaggio maggiore e un paesaggio minore, vi ho citato dei testi, mi pare uno di Calamandrei, mi pare uno di Bianchi Bandinelli, e il patrimonio, quando si dice l'articolo 9 della Costituzione ci insegna una cosa, il patrimonio storico e artistico della nazione, il paesaggio e il paesaggio della nazione sono tutt'uno, e sono tutt'uno da Lampedusa, non so se la più meridionale è Lampedusa o Linosa, non lo so, al Cervino, ecco. Così dice la Costituzione, così dovrebbe essere, quindi credo che non si possa distinguere quello che è maggiore e quello che è minore in questo modo. Credo che la partecipazione dei governi locali, comunali, provinciali, nella misura in cui ancora esistono, e regionali, sia straordinariamente importante. Credo che bisogna studiare delle forme di maggiore partecipazione. Ci sono dei casi estremi, per esempio. Mettiamo a Roma i musei capitolini, che sono comunali, sono un patrimonio minore? E quando Giuliano Urbani, ministro, voleva fare una distinzione di questo tipo, diceva: ma il patrimonio minore lo diamo ai comuni. E io gli ho detto: scusa, ma i musei capitolini sono un patrimonio minore? Dice, no, ma sono comunali, li vuoi togliere al comune di Roma? Li vuoi togliere al Comune di Roma? Che qui c'è tutta la storia di Sisto IV, di cui vi ho detto, di Clemente XII, eccetera, eccetera. La fondazione dei musei capitolini. L'Italia è complicata, ha delle stratificazioni complicate, quindi bisogna, e queste stratificazioni vanno mantenute, mai e poi mai i musei capitolini possono diventare statali, come ha detto uno dei candidati a sindaco di Roma.
Carlo Calenda, tanto per non far nomi, un'enormità, un'enormità. In altri casi, la distinzione sarebbe teoricamente possibile, ma non farebbe che disgregare. Immaginate in una città come Ravenna, ma in ogni chiesa c'è qualcosa di maggiore e qualcosa di minore. Allora, un altare lo tutela la sovrintendenza regionale, l'altare accanto, i mosaici in alto, la sovrintendenza statale. È una strada, secondo me, non percorribile. Ecco, questa è una risposta che doveva essere più breve, ma insomma. Altre domande? Sollecito in particolare i ragazzi perché queste lezioni sono state pensate per loro, per noi. Ci pensano. Alessandro. Buongiorno Salvatore. Ciao. E volevo chiederti se tu avevi informazioni, contezza, e poi sono attratto dalla lettera di Longhi un brigante, insomma sono accessibili, su un sentimento del dopoguerra, di cui ho sentito parlare in varie occasioni, non mi sono mai occupato di cosa, ma mi rimase impresso che da Bruno Toscano, e da altri restauratori che ho incontrato, attempati restauratori che ho incontrato tanti anni fa. Un sentimento che riguardava una reazione, certamente, ai danni bellici e bombardamenti degli alleati, a Bello Vitale in particolare, ma anche qui a Ravenna ci sono stati danni importantissimi. E per cui, probabilmente complice anche la straordinaria capacità tecnica dei restauratori italiani, si era diffusa l'idea che fosse necessario per prevenire, quindi tutelare i dipinti murali, strapparne il numero più ingente possibile dei capolavori. E quindi c'è un progetto per strappare i dipinti d'Assisi, dalla Cappella Scrovegni, per cominciare, il che sarebbe stato un disastro assoluto. Agli occhi di che cosa significa oggi la tutela, anche il legame tra il dipinto e il monumento, cosa che probabilmente nella cultura, come dire, tra virgolette, longhiana italiana, era percepita minimamente, perché per loro l'idea, la distanza da cui si doveva osservare il dipinto, Longhi, Longhiani e tanti altri, che forse non è è la distanza del braccio del pittore, perché lì si osserva un gesto, la pennellata, la qualità, e quindi qualsiasi dipinto che si osserva 5, 10, 20 metri si intende fino a un certo punto. Quindi questa domanda forse non so neanche esattamente che cosa voglio semplicemente sollecitare, delle riflessioni o delle testimonianze che tu potresti portare. Uno, su quanto il concetto di tutela può cambiare in relazione ai tempi, alla cultura corrente, all'estetica e anche alla posizione degli studi, proprio, sia degli storici dell'arte. E d'altra parte, se questo sentimento che riguardava la prossimità anche di che cosa? Di un conflitto con il blocco sovietico, forse ci si è resi conto nel tempo che il problema non sarebbero stati dipinti a quel punto, se ci fosse stato qualcuno a guardarli. Però su questo tema, appunto, dell'intenzione dello strappo quasi generalizzato dei dipinti per tutelarli, se hai qualcosa. No, dunque, io ti ringrazio molto perché questa è una domanda bellissima. Io non ho mai studiato questo tema sistematicamente. Ho l'impressione che quello che hai detto è tutto giustissimo, naturalmente, ma ho l'impressione che la mitologia secondo cui nulla di meglio si può fare che strappare per un affresco, che strapparlo dal muro, eccetera, eccetera, nasce a Pisa. Al Camposanto di Pisa, perché lì i bombardamenti anglo-americani
che fecero, che colpirono il tetto del Camposanto. In realtà volevano colpire la torre perché si riteneva che in cima alla torre ci fossero dei tedeschi con un cannone, non c'erano. Per fortuna non hanno colpito la torre perché sennò sarebbe stato più, ancora peggio ricostruire la torre pendente. Comunque hanno colpito il Camposanto, il tetto era ricoperto di piombo e il piombo è colato sugli affreschi. Quando li hanno cominciati a togliere, sono comparse le sinopie. Allora lì la presenza delle sinopie è stato un acquisto di conoscenza dovuto alla guerra, dovuto ai bombardamenti, e ha, come dire, moltiplicato per due quegli affreschi. Per così dire, perché in realtà ha impoverito molto gli affreschi. Ora al Camposanto di Pisa, come sai, li stanno ricollocando tutti gli affreschi, con qualche rischio che io temo, visto che insomma, il Camposanto è all'aperto, insomma, cioè, è come un enorme chiostro. Però hanno adottato nuove modalità altamente tecnologiche per combattere l'umidità, eccetera. Quindi io credo che sia cominciato tutto da lì. E penso che invece il punto, io farei, ti proporrei, ma ne sei certamente più di me, ti proporrei una periodizzazione. Secondo me questa mania, che per fortuna è finita, ha come data d'inizio lo strappo obbligato degli affreschi del Camposanto di Pisa, e però comincia a declinare negli anni 60, non ricordo più esattamente la data, quando ci fu a Londra la famosa mostra Frescoes from Florence, che io ho visto, e deve essere un anno tipo 65, 66, 67. Una mostra che io ho visto, di cui credo di avere ancora il catalogo, che era una mostra di affreschi staccati, che suscitò moltissima attenzione, ma anche molta preoccupazione, perché in qualche caso c'era l'affresco e c'era la sinopia, e allora quelli si guardavano con più curiosità, e in altri casi uno si chiedeva perché l'avete staccato, non potevate lasciarlo lì. Quindi credo che questo sia. Io proporrei questa periodizzazione, anche se poi queste periodizzazioni non sono mai vere, perché c'è qualcosa anche prima e c'è qualcosa di fatto anche dopo, però è molto importante perché dimostra come cambia il concetto di tutela. Cito un altro caso, nei restauri delle sculture antiche, a un certo punto, sono state sempre restaurate, a un certo punto è venuto di moda togliere i restauri storici. Togliere i restauri storici perché bisogna prendere il pezzo antico nella sua. Il caso massimo è fuori d'Italia, cioè i frontoni di Egina della Gliptoteca di Monaco, dove il restauratore si chiama Thorvaldsen, e a un certo punto, anche lì ci fu la guerra, li ha bombardati, nel riaprire la Gliptoteca dopo la ricostruzione, eccetera, eccetera, decisero di togliere i restauri di Thorvaldsen, che erano in parte sbagliatissimi, nel senso che lui una figura distesa la metteva in piedi o viceversa, però in questo modo Thorvaldsen non c'era più. Io mi ricordo di aver visto a Bonn un seminario di Ettlinger, un grande storico dell'arte, il quale diceva che i frontoni di Egina hanno subito due danni nella loro storia, uno minore, i bombardamenti, e uno maggiore, il de-restauro. Ecco, poi, dopodiché, a Monaco hanno dovuto rimediare a questa cosa, per cui ora li hanno dovuti duplicare. Cioè, ci sono i pezzi antichi lasciati nella loro nudità antica, archeologica, e poi ci sono dei calchi con i pezzi di Thorvaldsen che per un certo tempo li avevano messi in magazzino. In questa cosa, questo è un tema su cui si potrebbe parlare a lungo, perché qui si misura la distanza e l'artificiosa muraglia cinese, diciamo così, o muraglia europea, che separa l'arte antica, l'arte greco-romana e i suoi specialisti dall'arte post-antica, perché però anche questo è completamente finito. Oggi nessuno toglierebbe un restauro storico. Oggi semmai si lascerebbero le cose di Thorvaldsen, semmai si farebbero dei calchi per far vedere con quali furono i fraintendimenti di Thorvaldsen.
Mi avvicino per il mio compito di pulitrice del microfono. Lo aspetto, Sam. Sì, sì. Vieni Pier Francesco. Allora, Pier Francesco Callieri. Grazie. Grazie. Non so se ne hai parlato ieri quando non c'ero alla prima della lezione, ma il ruolo dei beni ecclesiastici in questo panorama, come si colloca con il discorso sulla totalità e questo ruolo particolare che ha la Chiesa? Grazie. Beh, si colloca male, non ne ho parlato, questo è un altro tema, è un altro tema particolare con una sotto specificazione, perché i beni ecclesiastici sono sottoposti a un regime molto vario, sono sottoposti a un regime molto vario. Tanto per cominciare, un certo numero di edifici di culto fanno parte del fondo edifici di culto che dipende dal Ministero dell'Interno, non dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi ci sono, e questi edifici non sono di importanza secondaria, ne cito solo uno, il Pantheon. Il Pantheon, lì ci sono delle cose, delle ragioni storiche, della complicazione straordinaria del nostro paese. Per esempio a Pisa, città in cui vivo, c'è un solo edificio che è del fondo dei figli di culto, eccetera, eccetera, ed è la chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, che io ben conosco, essendo accanto alla scuola normale dove fui studente, eccetera, eccetera. Perché? Perché era cappella granducale. E quindi dalla cappella granducale, che era tutelata dal Ministero dell'Interno del Granducato, è passata da una cosa. Quindi già quello è un problema. Ci sono state di quando in quando, anche Franceschini ci ha pensato a un certo punto, non so poi se è andato avanti questa cosa, l'idea di invece spostare il fondo edifici di culto, ma c'è moltissima resistenza da parte del Ministero dell'Interno, moltissima resistenza. Ci sono il capo di queste cose qui da cui dipendono è sempre un prefetto. E alcuni prefetti non ci vorrebbero stare lì perché preferiscono essere prefetti in una prefettura, in una provincia, eccetera, perché le province esistono ancora, tanto è vero che ci sono i prefetti, altrimenti hanno detto che le hanno abolite, ma non è vero, è una bugia. E questo è un punto, questo è un punto molto importante. Poi ci sono delle importantissime, degli importantissimi edifici di culto. Lasciamo perdere naturalmente San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, le basiliche, quelle dal 1929 in poi sono di un altro stato, che peraltro, dove peraltro ci sono competenze altissime e anche in grado di raccogliere tutti i fondi. Tutte le catacombe di Roma sono competenza del Vaticano, eccetera. Però il Vaticano ha anche delle competenze definite di volta in volta in modo diverso su altri luoghi, per esempio la Basilica di Sant'Antonio a Padova, che non è certamente il territorio vaticano, però ci sono, e poi ci sono un certo numero di cattedrali in particolare che sono governate in tutto o in parte da organi che sono di origine molto antica, che hanno una continuità prodigiosa, cioè quelle che si chiamano opera del Duomo a Firenze, opera della primaziale a Pisa, perché l'arcivescovo di Pisa è ancora primate di Corsica e di Sardegna, non significa niente, ma così è, si chiama primaziale, oppure, ne so io, la veneranda fabbrica del Duomo di Milano e così via e così via. Queste cose sono governate da consigli di amministrazione che sono di nomina mista fra organi ecclesiastici, spesso il vescovo della zona o il capitolo dei canonici, eccetera, e il Ministero dell'Interno, il prefetto, lo Stato, il Comune, la Regione. Ecco, però in tutti questi casi la soprintendenza ha sempre un'alta sorveglianza, cioè non sono mai soggetti alla
Ovviamente, come tutti sappiamo, c'è poi la piccola chiesa, il parroco, dove il parroco fa quello che vuole. In quante case abbiamo visto inginocchiatoi che sono diventati, non so, mobili bar o candelabri che vengono messi su un camino, eccetera, eccetera. Quante persone si sono lasciate persuadere per ignoranza o per avidità a vendere o a farsi o a scambiare un mobile antico con qualcosa di più moderno e più funzionale, e poi il mobile antico finisce da un antiquario. Tutto questo però voglio dire è assimilabile a quello che accade ai beni privati nelle singole case. I beni ecclesiastici dovrebbero avere uno statuto speciale e questo purtroppo non c'è mai stato, credo, non c'è mai stato una sufficiente diciamo preparazione dei preti che dovrebbero studiare un po' di più la storia dell'arte per sapere perché poi si trovano di fatto ad amministrare queste cose. Ci sono dei documenti, c'è una pontificia, oltre allo Stato del Vaticano, c'è una pontificia commissione istituita da Giovanni Paolo II, che ha celebrato il 20° anniversario qualche anno fa, lo so perché hanno invitato anche me a parlare della legislazione pontificia antica, e l'anno era, c'era il Papa era Benedetto, quindi sarà stato 10 anni fa o qualcosa del genere, e che però è per tutto il mondo, che raccomanda, ma sono raccomandazioni. Non sono, quindi credo che i beni ecclesiastici meriterebbero un'attenzione particolare anche da parte della Chiesa. E poi c'è il grandissimo problema del riuso delle chiese, il grandissimo problema delle chiese, che il numero delle chiese che sono chiuse e che contengono importantissime opere d'arte o anche le cui architetture meriterebbero di essere viste dall'interno oltre che dall'esterno è in grande crescita. Si fa molto poco, o quando ci sono delle cose pregevolissime come in molte chiese qui a Ravenna, alla fine si ricorre all'artificio di far pagare il biglietto, che non è esattamente quello che c'è scritto nel Vangelo, ma in altri casi invece non, il vescovo non vuole che si paghi il biglietto, come l'arcivescovo di Pisa, il che vuol dire che alcune chiese in cui si entrava pagando il biglietto non ci si entra più. E quindi che cosa è bene, che cosa è male, è un vasto problema. Altre domande? Anche per oggi in realtà abbiamo approfittato del nostro relatore perché poi si continua a conversare, quindi vi ringrazio tutti e vi invito a partecipare domani, sarà l'ultima lezione, quindi anche domani mi auguro che ci sia discussione. Grazie soprattutto a Salvatore Sacchi. Grazie a tutti. E poi saluto i ragazzi a casa. Arrivederci a domani. Bene. Grazie, saluto di nuovo. Domani temo di non riuscire a venire, quindi vabbè. La ringrazio tantissimo. Grazie della bellezza delle lezioni. Ma poi Antonio, quando non c'è, ci sei, ieri ho visto che sì, era online. Quindi la saluta mio fratello, l'ho sentito. Bene. Sì. Che poi era a riguardo, diceva, dei marmi Tornonia, no? Sì. Fatto. No, dovevano andare a ultimamente ci siamo, COVID. Sì, perché lui aveva, c'era questa ipotesi di farli andare, c'è stato un momento in cui le richieste di questa mostra venivano da 10 città diverse, che è impossibile che vada in 10 posti diversi. Oggi di cose internazionali ne sono in piedi 2 o 3, in piedi nel senso che non sono stati ancora,
non c'è ancora un accordo concluso, con la Germania non c'è stato ancora un... quella mostra lì è strepitosa. Non è che possa andare in 5 posti, può andare in 1 o 2. Altro è come la Conte, infatti, come spostarla. Vabbè, noi abbiamo altri modi per farle viaggiare. Loro le mettevano su un carro, infatti la Conte si ruppe anche, perché potevano cadere, eccetera. Ora, a parte che le strade sono asfaltate, però ci sono dei gusci, cioè vengono messi dei gusci in adesione alla strada, di materiale plastico. Di nuovo, allora, va bene, grazie, arrivederci tanti. Di nuovo. Grazie tante, ancora saluto. Salvo sulla chiavetta i report.